Si chiama Interno ed è il progetto vincitore del concorso nato per realizzare il trofeo dedicato a Piero Comanducci, organizzato da Ancos Confartigianato assieme a Fotoclub La Chimera e al Liceo Artistico Piero della Francesca. Gli studenti hanno infatti presentato diversi progetti, selezionati poi da una speciale giuria. È una grossa opportunità per i ragazzi per esprimere la loro creatività per un qualcosa che è importante all'interno della comunità aretina. E quindi il valorizzare una persona come Piero attraverso un trofeo e attraverso la genialità dei nostri ragazzi, credo che sia la formula giusta perché Arezzo diventi sempre di più volano di creatività e del Made in Italy in tutto il mondo. Il progetto vincitore è stato realizzato da 3 studenti della classe terza di 1, Daniele Giulianelli, Aldo Lebraschi e Tarek Quavasma, ed è stato poi tradotto in un'opera di metallo dal maestro artigiano Alano Mafucci. Il premio consiste in una raffigurazione del campanile del Duomo e poi le due passioni che sta a indicare l'amore per la città di Piero Comanducci. E poi ci sono le due riferimenti importanti che sono state poi quello, cioè la pellicola, quindi la fotografia e le riprese, e le macchine per i rally e quant'altro. Quindi i ragazzi hanno studiato bene, hanno voluto raffigurare veramente quello che è stata la vita di Piero Comanducci e di quello che questo signore ha dato alla città. Poi la sapiente maestria di Alano Mafucci ha saputo metterla nella realtà. I lavori che hanno fatto questi ragazzi sono stati veramente, veramente eccezionali, non solo per quello che hanno voluto rappresentare, ma per come hanno nominato proprio la personalità davvero sfaccettata di Piero, quindi anche difficile, e poi soprattutto perché loro non lo conoscevano, data la giovane età. Sarà il trofeo che premierà ogni anno il vincitore del concorso fotografico organizzato dal Fotoclub La Chimera in onore di Piero Comanducci, personalità poliedrica che ha lasciato un segno profondo nella storia aretina degli ultimi anni. Io ho pensato che probabilmente fra 50 anni sarà molto difficile avere le stampe fotografiche di Arezzo passata. Quindi siccome al Fotoclub noi abbiamo un bellissimo archivio che risale al 1861, le foto risalgono a quel periodo, quindi ho pensato che ogni anno dovevamo mettere da parte un centinaio di foto scattate e stampate. Quindi ecco, per questo che è nato poi successivamente il Piero Comanducci.